Ciao ragazzi, non sapete cosa scegliere tra un airbox sportivo in carbonio e un filtro diretto a cono? Non c'è problema, vi aiuto io. Prima permettetemi però di ringraziarvi davvero per il supporto sui nostri social, che sono questi, e chiaramente ne approfitto per ricordare il nostro sito repartocorsestore.it. Perché supporto? Perché davvero abbiamo avuto un riscontro pazzesco, grazie davvero, e ci fa molto piacere che ci mandiate le foto dei prodotti acquistati, dei lavori effettuati. Siamo davvero molto molto felici di questo, è bellissimo, grazie. Dunque, torniamo all'argomento di questo video. In molti mi chiedono, è meglio un filtro chiuso magari in carbonio che aiuta a mantenere l'aria fresca oppure un filtro sportivo semplice di quelli a cono? Non c'è, come sempre, una risposta precisa e sempre valida, però la posso azzardare, nel senso che mediamente per i tipi di elaborazione sportivo barra stradale è meglio un filtro chiuso e magari in carbonio. Per le elaborazioni un po' più estreme, un po' più spinte, è meglio quello a cono. Perché? Perché la cosa da sapere qual è? È che un airbox sportivo in carbonio sicuramente riceve meno aria di quello a cono aperto. Sono entrambi a cono, nel senso che anche qua dentro c'è un filtro a cono. Però questo è chiuso. Questo invece riceve aria a 360 gradi, addirittura è un biconico, quindi anche da sopra. Questo riceve più aria, questo ne riceve meno, però qui è molto più difficile far, come posso dire, selezionare l'aria che gli arriva, quindi fargli arrivare solo aria fresca. Questo si becca tutto, aria fresca, che magari noi riusciamo a incanalargli con una paratia, con una protezione, è più inevitabilmente aria motore, aria del vano motore, quindi molto calda. E l'aria del vano motore è molto calda, l'aria più è calda e più tende ad allargarsi, a diventare rarefatta. Quindi se è più larga ne entrerà una quantità minore, perché occupa volume maggiore e quindi nel motore ne entra una quantità minore, per forza di cose. Quindi arriva più aria a questo, bene, però è più difficile far sì che l'aria che gli arrivi è calda, male. Questo qui invece becca meno aria, d'accordo, però noi possiamo con questo tubo andare a far sì che l'aria che gli arrivi, quindi mettiamo un tubo qui e andiamo a pescare aria da un punto molto comodo, opportuno, e possiamo più facilmente far sì che gli arrivi solo aria fresca. Se gli arriva solo aria fresca, il carbonio, che è un ottimo isolante, permette che quest'aria resti fresca e quindi, fatto salvo per i vantaggi del materiale filtrante che entrambi hanno, e quindi questo materiale filtrante rispetto a quello di cartone, insomma al cartone del filtro di serie, permette di far passare più aria. Quindi, fatto pari questo discorso della qualità del materiale filtrante, è chiaro che se l'airbox in carbonio ha aria più fresca, quest'aria, soprattutto in caso di auto turbo, sarà più facilmente compattabile, comprimibile, quindi nel motore ne entrerà una quantità maggiore. E quindi ok che il filtro aperto può aspirare e può ricevere una quantità maggiore, ma di fatto nel vano motore, nella maggior parte delle elaborazioni, quello che fa arrivare più aria al motore in pratica è quello chiuso. Chiaramente se si parla di elaborazioni racing con la possibilità di creare delle paratie, delle scatole, dei sistemi appositi, magari con delle prese d'aria specifiche, beh, il discorso è molto diverso, però per quello che facciamo noi e di cui ci occupiamo noi, ripeto, elaborazione sportiva stradale, è abbastanza facile la scelta. Ciao ragazzi, al prossimo video.